Sono qua, signora Contessa. E così? Lulu, avvicinatevi, che la signora Contessa desidera parlarvi. Sono qua. Lulu, bel soprannome. Anche questo dovrà sparire. Voi vi chiamate Annetta e non Lulu. Sì, signora Contessa. Però fu suo fratello che volle chiamarmi così. Allora sappiate che da oggi io incomincio a distruggere tutto quello che ha fatto mio fratello fino ad ora. E adesso ascoltatemi. Le 8 camere del villino del parco sono all'ordine? Sì, signora Contessa. Le ha fatte preparare il signor sindaco perché ha istituito una partita di caccia con i suoi amici. Quella partita non avrà più luogo. Come? Telegraferemo a costoro che la caccia è stata sospesa. Dopo lo spavento di questa notte, o meglio, dopo l'avviso del cielo, non è più il caso di pensare alla caccia. Oramai abbiamo da provvedere a ben altro. È vero. Eppure la scossa è stata leggerissima. Sì, ma se il signor sindaco offrisse lo spettacolo della caccia, la popolazione non mancherebbe di mormorare. Perfettamente. Ora mio fratello ha un dovere molto superiore. Ancora una domanda. In che condizioni è la cappella del castello? No, io non ci sono mai entrata. Ma signora Contessa sa che la cappella è chiusa da 5 anni. Lo so, purtroppo, ma non sarà più così. Dopo il terremoto è troppo giusto. Con le deve, signor padrone. Sono io la padrona. Che Corrado la pensi pure come crede, ma finché io sarò viva, sarà fatto quello che io voglio e guai a chi si opporrà. Staremo freschi col padrone repubblicano. Questa sì che è un'altra scossa. Ecco la chiave della cappella. La riaprirete subito e metterete tutto all'ordine. So addio la polvere. Se mancano dei ceri, comprateli. Ma intanto riaccendete le 3 lampade. Avverto la signora Contessa che se il castello incendiasse non siamo assicurati. Oh, Dio veglierà su di noi. Devo far avvisare il signor parroco anche? Avremo tanti di quei sacerdoti quanto ne bastano per una messa cantata. Andate e recapitate questa lettera all'istante ed eseguite i miei ordini puntualmente. Se qualcuno protesta, chiamatemi. Sarà fatto. Oh. Evaristo! Oh, Lulu, anzi, Annetta! Ma tu che ne pensi? Penso che la paura ha fatto tornare bigotta con lei che si era dimenticata del signore. Oh, ma non pensi alle scene che avverranno col signor padrone, che non è soltanto sindaco, ma anche presidente del circolo razionalista. Leggi. Indirizzata a Don Malachia.
Vado subito a portarla, perché sono curioso di vedere quello che succede. Non bastavano i salotti da tenere puliti, adesso avremo anche la cappella. Ma siete proprio sicuro? Nella mia qualità di assessore dei lavori posso garantire che il castello non ha subito nessun danno. Ma siete certo di quello che voi dite, signor assessore? Certissimo, signora contessa. Egli torna dall'aver visitato tutto. Le fondamenta di questa vecchia costruzione sono solidissime. Del resto anche nel paese non si contano che dei lievissimi danni. Roba da ridere, tranne due o tre case scrittore. Due o tre case? Torno dall'aver visitato tutto. Ma il seminario! Ah, voi dimenticate il seminario! Ah già, è vero. Ma vede, signora contessa, quella è una costruzione che minacciava già da un bel pezzo. In consiglio comunale io ho perorato tante volte per questa causa. Raccomando il seminario, urgono delle riparazioni, altrimenti quei seminaristi rotoleranno nel bel mezzo della strada. Perdonate, signor assessore, ve lo dico una volta per sempre. Io non amo più che in casa mia si tenga un linguaggio simile. Mi ero scordata di dirvelo. La paura l'ha fatta ritornare bigotta. Ecco qua un fenomeno sismico che merita di essere osservato. Credete dunque che i nostri seminaristi debbano sloggiare? È assolutamente necessario, anzi ho già fatto sgomberare perché da un momento all'altro... Oh, possono venire seppelliti! Come i filistei che danzano sulla testa di Sansone! Io! Ma mio marito nella sua qualità di sindaco ci penserà. Sì, è vero, è vero. E del resto il consiglio farà adunanza tra 8 giorni, e allora... Fra 8 giorni? Ma ci sono 50 tenere pianticelle da dedicarsi a Dio! Sì, ma io... che minacciano di venire seppellite e nessuno le soccorre! Fra 8 giorni, voi dite, ma fra 8 giorni può rovinare il mondo! Sì, ma i consigli non possono fare il comodo dei terremoti. Ah, Elena, voi esagerate. Io sono sicura che a quest'ora mio marito avrà fatto tutto quello che è necessario. O non è stato proprio lui che stamani ci ha parlato del seminario? Oh, sì, verissimo, verissimo, anche a me ha detto pensa al seminario. Tanto è vero che io ho dato ordine che fossero puntellate le pareti più minacciate. L'amministrazione capitanata da mio fratello è quanto di più diabolico si può trovare. Esagerate sicuramente. Ora noi abbiamo da aspettare. La vostra amministrazione, se si occuperà di quello edificio, non farà altro che scontare una piccola parte dei peccati commessi. Ecco, ora noi abbiamo da scontare anche i peccati comunali. Eccoci finalmente di ritorno. E sapete dove siamo state? A vedere i danni della scossa di questa notte. E che cosa avete veduto? Dai, dillo tu, Ida. Ma niente, cara mamma, proprio niente. È quello che dicevo anch'io, dai. Ma sì, è che nei nostri paesani c'è ancora l'impressione di una grande paura, ecco tutto. Speriamo che si ravvedano anch'essi al più presto. Speriamolo, zia, speriamolo, perché la bestemmia... È la bestemmia. Sì. Sei un angelo. Sì, però, scusate, poiché la scossa ha agguantato tutti e poiché non bestemmio, mi sembra anche non giusto. Papà ha ragione, eh? Dimmi che cosa avete veduto, perché qualcosa di serio ci deve essere. Oh, ma niente, zia, niente. È che ognuno ha da raccontare il suo episodio. E chi è rotolato per terra, chi ha sbattuto la testa. Ma pensare niente. Che io non ho sentito niente. Ah, papà dorme sodo. Ma il seminario, avete visitato il seminario? Ma volete che lasciano entrare delle ragazze? Eh? Il seminario? E che cos'è accaduto al seminario? No, ma nulla. No, papà, parla. Forse quei chierichetti sono fuggiti in camicia. Oh, signorina, il vostro linguaggio è sguaiato. E sgridate. Dopo la scossa non sta più bene, c'è l'avviso e lo si legge. E allora, che cos'è avvenuto al seminario? Domandalo al signor assessore, lui lo ha visitato per ordine di tuo padre. Ebbene? Ma nulla signorina, niente di grave. Quelle povere pianticelle potevano correre dei pericoli. Ah!
ma io ho subito ordinato i necessari lavori di sicurezza. Hai sentito? Meno male. Tuo padre ci ha subito pensato. L'aiuto del sindaco liberale verrò fra 8 giorni, capisci? Ah, questi sono i frutti della tanto vantata amministrazione democratica. Ah, queste sono le conseguenze delle feste per la presa di Porta Pia. Che carina, sapete questa? Fortunatamente ci siamo io e Lada. Faremo noi tutto quello che ci saremmo aspettati inutilmente dal vostro consiglio. Facciamolo, zia, facciamolo. Ho già preparato tutto e ho già ordinato di riaprire la cappella. Senza dir nulla a Corrado. Corrado farà quello che io voglio. Io sono la sorella maggiore ed ho il dovere di distruggere un passato che fa vergogna. Però noi, invece della cappella, abbiamo provveduto a puntellare il seminario e non so se le nostre disposizioni si riveleranno più utili. Ma è sicuro che non rovini? Ma sicurissimo, via! È strano che Lida si interessi tanto di quel seminario. Ma porca miseria! Ecco mio marito. Ecco il signor sindaco che adesso ci dirà se i lavori che io ho ordinato sono stati eseguiti oppure no. Ma come si fa a contemplare tutti, eh? Ah, se sei anche tu, allora guarda, guarda! Che cosa sono? Tutte suppliche per domandare l'indennizzo dei danni sofferti. La scossa non è ancora passata che già reclamano i denari per il restauro. Come se il terremoto l'avesse mandato al municipio. E ci fossero almeno dei danni seri. Guarda, guarda, questo domanda 500 franchi perché gli è andato giù un fumaiolo. Canaglie, d'una disgrazia vogliono fare una fortuna. Perché, come vi ripeto, non c'è nulla. Non c'è assolutamente nulla di veramente grave. Davvero? Ma in giro per il paese io non ho visto che 2 o 3 spacchi. Senza essere un sindaco liberale, senza avere a cuore la cosa pubblica, come voi andate dicendo, io ne so più di voi. Oh, in questo non c'è niente di nuovo, eh? In quanto noi sindaci siamo sempre gli ultimi a sapere quello che succede nel comune. Oh, ma è male, babbo, è molto male! Tu prima di tutto dovevi correre al seminario! Il seminario?! Che cosa fai? Lo sentite? Fossi stato un circolo nazionalista, ma un seminario può crollare! E se accadesse questo sarebbe bene! Come? Perché le creature del tuo seminario meritano una scossa tutte le sere, ma non leggera come quella di stanotte. Ce ne vorrebbe una come la intendo io. Basta! Questo che tu dici, caro babbo, è veramente sconveniente. Se tu sentissi quello che io provo, queste parole non uscirebbero dalle tue labbra. Eppure sarei curiosa di sapere quello che sente lei. Calma, però tu di piuttosto quello che ti è successo. Beh, vado per portare l'aiuto del municipio. Busso e... A me hanno aperto. Ah sì? A me invece, boom, hanno patacchiato la porta sul naso. Possibile? Ero talmente arrabbiato che per sfogarmi ho mangiato mezzo fazzoletto, guardate! Ma se posso avere il lettore, se la posso avere quel lettore... Calmatevi, e subito, la prova è stata un po' cruda, ma chi oserebbe dire che voi non l'avete provocata? Oh, l'avrei dunque meritata? Ah, non fosse... E voi, che per le feste della presa di Roma faceste fare i fuochi d'artificio davanti al seminario. E alcuni di quei razzi, se ve ne ricordate, andarono a cadere nella camera del rettore. Ma quello fu un caso. Dio, come mi divertì. Va bene, ma ti avranno almeno detto qualcosa. Ma ecco quello che essi mi hanno gridato. Ci basta la protezione del nostro patrono, San Callisto. Per dei puntelli ne mette lui. Io non mi muovo, intanto firmo la sospensione del consiglio. Ah, se il consiglio non farà il suo dovere, io scriverò al prefetto! E scriverò anche io! Ma no, calmatevi! Noi faremo tutto quello che c'è da fare! Corrado è tanto una brava persona! Sì, però questa volta egli ha mille ragioni! Sì, sta zitta, andiamo! Lasciamoli soli e speriamo che si mettano a lavorare! Noi dobbiamo occuparci di altre cose! Papà! Sii buono, poi Dio ti ricompenserà. Corrado, tu lo vedi, tua sorella è troppo spaventata. Sii un pochino più cristiano. Ci vuole così poco, Signor papà e signor sindaco, io non dico niente. Questo guarda, è la miglior cosa che tu possa fare. Però badate, quando sentirò quello che sente Lida, anch'io dirò, papà, sii buono. Poi Dio ti ricompenserà. Che cosa sente tua figlia?
Senti, la scossa! Pensare che per giovedì avevo stabilito con tutti gli amici una bella battuta di caccia! Era tutto pronto, le camere, il cinghiale... Il cinghiale aspetterà! Aspetterà, sì. Si dice presto, ma... No, grazie per questo. Oh, eccone uno! Ma il cinghiale! Ma no! Uno di coloro che pur essendo invitati per il giovedì arrivano sempre con due giorni di anticipo. Cioè, un amico invitato alla caccia. Senti, e chi sarebbe? Il tenente Crappi. Ecco, quello che si crede d'essere il poeta Stecchetti in pelle rossa. Proprio lui. Mia. Se si mette a recitarci le poesie della raccolta postuma, sarà un altro terremoto. Fallo entrare, vai di su. Ce l'ha fatto. Ma come si fa a mandarlo via, eh? Mica si può parlare più di caccia adesso. Un'idea. Oh. Facciamoci trovare abbattuti, che così la nostra tristezza lo allontanerà, eh. Anzi, guarda, faremo così. Io fingerò di essere stato tocco qui nel cranio, del resto gli spaventi producono spesso di questi effetti. Bravo, così lui è capace di rimanere per curarti. Per carità di Dio, dai, guarda, proviamo, tu siediti, guarda, io mi metto qua, ma... Abbattuti, eh? Molto abbattuti. Ma è possibile? È proprio vero? Corrado! Su, che a quanto vedo qui non è rovinato proprio niente! Oh, immagina! Io ho guantato non so più che cosa e sono rimasto lì dalle 2 alle 7 del mattino. La vedi questa mano? Sì. La vedi questa mano? Era chiusa in modo tale che per riaprirla ho dovuto usare l'acqua calda. Perbacco! E io che avevo preparato una magnifica ode perdiana per celebrare la caccia! Poveri versi miei gettati al vento! Della mia giovinezza memorie liete! Questo posto malintroduzione c'è da star freschi! Di menira, di gioia e di lamento! Povere rime mie, che diverrete? Fuggite, fuggite, il mondo intanto! Augusto, ma come va? Fermati! Che cos'ha? Ma vedi tu in che stato lo trovi, Mi pare sano. Ma no, lo spavento del terremoto le ha fatto girare. Matto? Poco meno, sì. E tu lo tieni in casa? È un assessore del comune. Ma poi gli dà le dimissioni. Ma se non si fossero i matti, chi è che coprirebbe certe cariche, Guarda. Se almeno spaventandolo potessi farlo fuggire. Povero Augusto, triste colui che nel terror profondo traste per primo i propri auspici. Io in quella notte sono venuto al mondo. Diamine, ricorda lo Stecchetti! I matti lo sanno tutti a mente! Ma allora è salvo, perché se io riesco a fargli ricordare i versi, la sua mente si rischiarerà! Rimango qui per compiere quest'opera di carità! Ma a curarmi con lo Stecchetti, guarda che ci manca solo questo, io lo spello vivo! Augusto, ricordi i famosi versi? Le tue carezze conosco io solo! Le mie no! Ma che ho paura! Senti, Crappi, lascia stare lo Stecchetti, Oramai egli è morto e non c'è più un modo di poter... Ma no, è una storia curiosissima, lo stesso Lindo Guerrini delle sue rime. Lo so tutto! Sappiamo, lo sassi! Ragazzi, ho paura! C'è una disgrazia! Il medico gli ha ordinato la calma, quindi lascialo stare! Sta bene, ma così te io lo legherei! Ma mi vuoi ascoltare? E tu, matto, finiscila! Altrimenti andiamo tutti al manicomio! Lascia fare, lo guariremo! Perché ho intenzione di passare qui tutti i miei 15 giorni di licenza. È finita. Non ora chi lo leva più di qua! Ho paura! Quanto hai detto che ti hanno dato di licenza? 15 giorni. Ma se mi va bene, li posso prendere anche bene. No! Perché ho deciso di occupare il mio tempo a favore dei danneggiati. Sono un tenente del genio e potrei esservi utile nei lavori che dovete fare. Davvero? No, non ti si lascia più! No, vedi che scherzi sono questi? Sei tenente del genio, allora saprai puntellare. So far per tutto, ma non coi matti! Ma noi non ti abbandoniamo più, fai un po' te. Senti, c'è un fabbricato che sta per crollare. Lo affidiamo al tuo genio, Sta bene, ma prima legalo e poi lasciate che saluti le vostre signore. Ma non c'è un attimo da perdere. Ma non mi ci vuole nulla a fare il saluto! Ma non capisci, disgraziato, che c'è un'intera seminaria che minaccia di sfacciarsi! Bisogna che tu metta in salvo 50 tenere pianticelle! Vai col signor assessore, egli ti dirà tutto, vai! Ma io ho il matto! Ma ti ripeto che è innocuo, se tu lo lasci tranquillo, ragiona benissimo! Adesso voglio proprio vedere se con un soldato accanto vi faranno entrare quei reverendi! Questo io non ho dubbio alcuno!
perché i militari sono i sacerdoti del dovere. Ma il matto ha ragione, noi siamo come sacerdoti, noi le figure sacerdoti lo siamo porti via per la pace d'amore. Sai che faccio, lo prendo, lo pianto là dove sta per crollare. Bravo, bravo, si è ringraziato il cielo, adesso di corsa a telegrafare perché non me ne piova qui qualcun altro. Ah, mio Dio, che polvere! E pensare che non ho fatto altro che dare una spolveratura al quadro del giudizio universale. Prima di finire, morirò asfissiata. È qui! È qui! È qui! Che cosa ha fatto? È un'indecenza! Scusi tanto! Ma siete una pettegola! Che cos'è? Che cos'è? Ah, non è che polvere! È di santi! Siamo dietro a ripulire la cappella. Allora in questo caso vi perdono. Chi l'aveva veduto? È da tanto che egli non viene in questa casa, eh? Avverto la signora contessa. Vengo in modo ostile. Ostile in modum. Oppure quale amico? Ancora non lo so. La lettera inviatami dalla signora contessa è molto corretta e non poteva essere altrimenti, poiché essa si mantenne sempre fedele alla Chiesa, nonostante le turpitudini di suo fratello. L'offerta che mi si fa segnerebbe il mio trionfo, ma prima del mio arrivo avrebbero dovuto togliere quei due busti! L'usurpatore e Satana! Libera nos domine! Benché essi non siano altro che dei simulacri, non è possibile che io tenga qui lo studio del giovinetto Studium Adolescentis. Adesso basta! Sentiremo! Il seminario sta per seppellirci, ma io saprò tenere alta la dignità della Chiesa e lo saprò senza superbia, poiché superbia ne reget quidem decet. Ecco la signora contessa. Padre! Evaristo, fate il vostro dovere! Io distruggo il passato, fate il vostro dovere. Bene. È una bella storia, sì, questo. Accomodatevi, padre. Grazie, signora contessa. Prima di tutto permettete che io mi congratuli con voi per quello che mi fate vedere. Ma non è tutto, reverendo padre. In questo momento la mia servitù sta riordinando la cappella. Dall'altra parte della villa è stato preparato un quartiere con 8 bellissime camere. Sia l'una che le altre non aspettano che il vostro arrivo. Il ritorno alla fede di questa notte mi fa quasi benedire la scossa avvenuta. Ma prima di accettare la vostra ospitalità io arrischio una domanda. Dite! Siete sicura che i seminaristi rimasti trovino in questa casa la pace necessaria alla tranquillità dei loro studi? Oh, voi avrete un quartiere bellissimo! Quanto ai locali del castello, essi sono così vasti che condurrebbero 2 seminari. Ma la mia domanda non si riferisce a questo. Io vi chiedo se noi troveremo in questa casa la pace necessaria alla tranquillità dell'anima. In una parola, ci sarà qualche pericolo, qualche scarbo da quella, perdonate, brava persona di vostro fratello. Io sono la sorella maggiore in questa casa e pertanto
soltanto la vera padrona. Voi lo vedete. Io distruggo tutto quello che è stato fatto dal momento che avemmo la disgrazia di veder Corrado diventare sindaco del comune. Del resto, anche lui sarà felicissimo di ospitarvi. La scossa di questa notte dovrebbe averlo piegato. Essa è stata come una tiratina di falda di colui che tutto può. Bada! Egli ha detto: per adesso ti perdono e poi... poi può venire il resto. Speriamo che la vostra presenza cambi totalmente mio fratello. Per dirvi la verità ci credo poco. Ma in ogni caso accetterò la vostra offerta, perché ho il dovere di tutelare l'esistenza dei miei alunni. E perché il seminario è completamente inabitabile. Vi ringrazio dunque. È permesso. Mia nipote. Oh, padre, padre, mi dica come sta, come sta. Maida, è questo il modo di presentarsi? Il tuo primo dovere è di baciare la destra. Ah, ma bisogna baciare. Basta, signorina, basta. Ma adesso mi dica, padre. Stava parlando dei danni sofferti al seminario, non è vero? Infatti. Vi sono dei danni gravissimi. E anche dei feriti, dunque. Grazie a Dio noi fummo preservati dal nostro protettore, San Calisto. Oh, che brava persona! San Calisto, una brava persona? Che linguaggio è questo? Come dice Renato Fucini, almeno quel santo è uno di quelli buoni. Ma chi ti ha dato quel libro? Ma lo abbiamo letto insieme, E come hai riso anche tu? Prima della scossa. Quale famiglia? Ecco i frutti della breccia di Porta Pia. Perdonatela, padre. Un'educazione tutta da rifare. E noi, venendo qui, la rifaremo. La rifaremo tutta. Ma verranno qui? E in quanti? Quanti saranno? Non sono rimasti che pochi seminaristi. La maggior parte sono tornati provvisoriamente in casa dalle loro famiglie. Sì, va bene, ma quanti sono? Chi sono? Ma Ida, non capisco la ragione di tutte queste domande. Signora Contessa, perdonate. Prima di accettare la vostra offerta, è bene essere chiari. Gli alunni che io porterò in questa casa avranno nessun contatto con i membri della vostra famiglia. Il vostro locale è totalmente separato dal nostro, ma vi dirò di più. E voi avrete un'entrata separata, potendo entrare dal cancello del parco. Eccellente. Vado quindi ad ordinare immediatamente il trasporto degli arredi e degli oggetti più preziosi. Signora Contessa, signorina. E dunque stanotte dormiranno qui, naturalmente. Stanotte pregheremo più a lungo per lo scampato pericolo. Padre! Padre? Tutta un'educazione da rifare. Beh, io, zia, vado a dormire perché sento il bisogno di pregare fino all'alba. Beh, tu andrai a letto diritta, diritta. Ma bisogna ringraziare il Signore. Una fanciulla lo ringrazia alla luce del sole e non quando è notte. Pazienza, ma domani vedrò se c'è anche lui. Entrate, entrate pure. Dopotutto siamo nella casa del nostro presidente onorario. Oi figlioli, ma leviamoci almeno il cappello. Siamo o non siamo quello che siamo? Io lo tengo mondo gobbo. Ma è naturale, io mi meraviglio che gente come noi facciano questi discorsi. Nel 48 e nel 49 io ho parlato a dei ministri tenendo sempre la pipa in bocca. Io. Allora, se è così. Avete finito? Dunque, volete vedere proprio il signor sindaco? Vogliamo vedere il cittadino sindaco. Ma che signore? E chi debba annunziargli? Annunziagli il presidente effettivo del circolo dei razionalisti. E il segretario. E l'economo. Difatti, più economia di quella. Ai calzoni che gli arrivano al ginocchio. E adesso chi è che le parla?
Il discorso veramente glielo dovrei fare io, perché dopo tutto... Dopo tutto un corno, allora il segretario che cosa sta a fare qui? Via, non vi arrabbiate. Vuol dire che gli parlerò io. Tu? Ma qui si tratta di una cosa seria. Ci vuole una parola vibrata. Lasciate fare a me, che nel 48 e 49 io tengo un discorso... Sempre con il 48 e 49. E con questo ci chiudi la bocca. Ma che colpa ho io se nel 49 ancora non c'ero? Silenzio! Il signor sindaco? Cittadino sindaco! Bella questione, cittadino sindaco! Guarda chi è, come socio del circo nazionalista. Come va, eh? Precisamente, e se noi siamo qui è solo per chiederti un immenso favore, al quale tu sicuramente non lo potrai negare. Voi sapete quali sono i miei sentimenti verso di voi, quindi se posso giovarvi... Come tu saprai, la scossa notturna per il quale il paese ha subito dei lievi danni ha causato terribili anomalie a solo due fabbricati, uno diametralmente opposto all'altro. Sembra fatale, ma sono rimasti danneggiati solo il seminario e il nostro circolo. Minaccia anche il circolo razionalista. Dio, come tu sei giusto! Ma la cosa sarebbe di poco conto se noi non avessimo organizzato un banchetto per celebrare l'inaugurazione della fanfara. Ma se avete ordinato un banchetto, rimandatelo, Non è possibile questo, perché una grave mansione è successo un grave danno. Noi non possiamo rimandare la riunione fraterna, poiché abbiamo già tirato il collo a polli per questo banchetto. Ma che volete che ci faccia io, Solo tu ci puoi aiutare. Nel 48... Ce l'ha voluto mettere! Lasciamo stare quelle date e torniamo al 95. Allora ti dirò solo questo. Tu ci potrai aiutare dandoci in uso il salone che ti serve per le piante. Quello laggiù in fondo al giardino. Così noi potremo riunirci, potremo banchettare e salvare il cibo dalla decomposizione. Mettermi vicino alla mia abitazione, ma è peggio del terremoto. E se dico di no, che cosa mi nasce? Costoro sono capaci di montare una manifestazione per spogliarmi dalla carica di sindaco. E allora addio ambizioni politiche, addio sogni dorati, addio tutto. Basta, basta, sarà come Dio vorrà. Ebbene? Fate come volete, avrete il locale di cui abbisognate. Ora è giusto! Le mani al sindaco! E ora permetti che in qualità di presidente effettivo del circolo dei razionalisti io non abbia parole. Ma siccome ti devo ringraziare, ti dirò soltanto che è giusto figurare nel 48 come... Grazie, ma levatevi, levatevi presto la mattina, sì. Evviva il cittadino sindaco! Evviva il cittadino sindaco! Grazie, cittadino sindaco, grazie. Eppure se non fossero così bestie, sarebbero tanto simpatici. Che cos'hanno da gridare questi qua? Ho appena dato loro un locale nel giardino per la sede della fanfara del circolo. Il circolo razionalista... Qui! Purtroppo, amico mio, ma le mie ambizioni politiche lo esigono. Sì, sì. Tu non sai allora quello che ti capita. Anche il seminario, carico dei suoi arredi sacri, sta per venire a stabilirsi in casa tua. Ora, ora sei veramente fuori di testa. Oh, guarda. Venite, figliuoli! Ah! Ma chi è che ha fatto questo? Sono stata io! No! Oh! Lui! Lei! Ah! San Calisto il briciole! E te dici che non sono buona a nulla. Vedete se ho ragione,
Il cittadino sindaco alloggia la setta nera, lui un razionalista! Silenzio! Eccone un altro anche da questa parte! Studiamoci! Si faccia quindi distinzione fra i discepoloni. Che noia studiare il latino! Bisogna strozzarli! Nel 48 a quest'ora! Silenzio! Ecco un altro! Moltitudo hominum. Una moltitudine di uomini. Modus tritici. Moggio di frumento. Io vorrei sapere cosa c'entra il frumento con la carriera ecclesiastica. Il cittadino chierico ha ragione. Cosa c'entra la carriera col frumento? C'entra benissimo, perché la teologia dice... E con un altro... Quanti sono? Cesar in Galliam venit. Che mi importa di Cesare? Io voglio diventare papa! Essi hanno anche il ventaglio. Ma sono proprio tanti, eh? Sì, ma ora non se ne vedono più. È una vera invasione! Proprio come quando tornarono tedeschi. Bisogna cacciarli tutti! Lasciate fare a me, che sono pratica abbastanza di queste faccende. Io vi avverto, eh? Se si tratta di compromettersi, io vi lascio da soli. Ma cosa ti scorre nelle vene? Io sono per il pensiero e non per l'azione. Povera santa causa! Tranquillizzatevi, il mio progetto rientra nella sfera delle leggi vigenti. Il giorno che noi eleggemmo il presidente onorario, il cittadino sindaco, egli ci ha promesso di cacciare liberamente nelle sue terre. Allora armiamoci e torniamo a dar la caccia. Ottima idea! Silenzio. Ecco, a me queste cose non mi piacciono. Quella può finire. Andiamo, cammina, su, cammina. Sì. Vieni, dai, vieni, non c'è nessuno. Ma se tuo zio viene a sapere che abbiamo trasgredito ai suoi ordini, ci sgriderà. Non sta bene che delle fanciulle stiano a contatto con degli abatini. Ma scusa, non c'è anima viva, dai. Cos'è? Senti, è la campana che è rimasta legata per 5 anni. Saranno tutti andati alla messa, certo. E anche lui. Di chi parli? Della campana, naturalmente. Un pronome maschile per un nome femminile. Se non sapessi quello che so io, tu meriteresti 0. Perché? Che cosa sai? Sentiamo. Che non dici la verità. E fai male a non fidarti di me. Anche nei romanzi si legge sempre che le amiche sono le prime a saperlo. Ma a sapere cosa? Io non ho nessun segreto. Va bene, allora io ne so più di te. Ti ho studiata così bene che adesso leggo nel tuo cuore come nella mia grammatica tedesca. Sì. Va bene, di quella non so una parola. Però del tuo cuore so tutto. Ah, e che cosa sai? Sentiamo. Tutto, tutto. E l'ho detto anche ai nostri babbi. Che cosa hai detto ai nostri babbi? Vabbè, non temere. Ho soltanto detto che quando sentirò anch'io quello che senti tu, dirò: fate il vostro dovere. Perché ti premeva tanto il seminario? O ti premevano i seminaristi? Ma che? Per la fede, per la religione cattolica. Sì, apostolica, romana. Ma va là. Lo seppe ieri a sera quel povero San Calisto andando in briciole. Che razza di fede è la tua? Questo non me lo dovevi dire. Piangi? Sì, piango, piango perché conosco il grave peccato che ho commesso. Ma io credevo che questo segreto potesse chiudersi con me. E invece non ci sono riuscita. Ma ti giuro che lo dimenticherò e fuggirò ogni occasione per non peccare mai più. Anzi, guarda, io me ne vado. Dove vai? Fuggo le occasioni, lasciami andare. Mio Dio, che bambina! Scusa, la mamma ci dice sempre che c'è una grande carestia di giovanotti. E tu vuoi fuggire una buona occasione? Ma se questa esiste, dobbiamo afferrarla. Con un ministro di Dio! Per adesso egli non è che un giovane di negozio. Insomma, lo diventerai. Io non posso, sarebbe un peccato mortale. Ah, guarda che il peccato ormai è fatto, eh. Tu l'ami, egli ti contraccambia. A me sembra che vi siate belle guadagnati l'inferno. Sì,
Va bene, sta bene, sta bene. Ma noi pregheremo tanto, tanto sì. Il Signore che cancellerà dai nostri cuori fino anche l'ultima traccia di questa passione. Se il cuore fosse una lavagna su cui si scrive e poi si cancella. E non pensi alla vergogna e agli improperi del babbo. Ma tuo babbo sarà felicissimo di togliere a quel caro Don Malachia uno dei suoi migliori allievi. Perché il tuo Alberto è uno dei più bravi. Ah, dunque tu lo conosci. Ti dico che sa tutto. Dunque, voi vi siete conosciuti da bambini perché egli è nato nel nostro paese. Quando poi morirono i genitori, egli fu preso e messo nel seminario. Ma perché? Per spogliarlo di tutto quello che possiede. Taci! Però non ci sono ancora riusciti. E se Alberto vuole, egli è sempre in tempo a salvarsi. Basta che tu lo desideri. Sposarlo. Tu intendi dire sposarlo? Non lo amerei di certo per fartene un confessore. Se lo togli da una tomba per farlo vivere, tu farai sempre un'opera meritoria. E pensa che bello sarebbe rubarne due. Uno tu e uno io. E dunque tu non sentiresti nessun rimorso? Rimorso? Sul serio? Dai. Nel nostro paese tutte le fanciulle che aspirano a un buon matrimonio devono gettare l'occhio dalla parte del seminario. Se non c'è niente di meglio. Oddio, oddio. Ma qual è il tenente Crappi? Ah sì, ecco, abbiamo lui. Guarda, non legge, finge di leggere. E viene qui per te, io lo so. Oddio, ma tu sai proprio tutto. Sì, e so anche che egli ti è cordialmente antipatico. Infatti, infatti. E ora dove ci nascondiamo? Nella limonaia, forza. Questa notte allungai la passeggiata fino al balcone della fanciulla mia e vidi un'ombra triste ed agitata che a quanto pare m'è fuggita via. Se ne è accorto? Tanto meglio. Credo che sacrificherò inutilmente i miei 15 giorni di licenza. Oh, sia ringraziato di Dio, finalmente comincio a crederci. Se sapessi di dir quanto l'amai questa bianca beltà che par di cera. Di cera? Come i fiammiferi? Questa beltà che non sorride mai. Ma io non gli sorrido perché non ne voglio sapere niente, ma... Ah, vile, vile, il tuo sereno riso, l'onesto detto, il merecondo riso. Furon dunque menzogna? Ha preso una furia. Né t'accecò la disperata fame, né di un amante la lusinga infame, ti fece dunque vergogna. Oh diavolo, ma davvero la fame ti ha spinto alla vergogna? Ah, io non lo so, sia ringraziati Dio, mi son sempre nutrita. Bene. Io lo ricordo. Quando al primo bacio osceno, nudo porgesti il giovanile tuo seno e la guancia rosata. Ma che dice, gente? Quando la veste virginale scingesti e sulle colti del ricco ti facesti vergognata. Oh, chiudi, ti prego, chiudi. Ma nel corvile! Ma che cos'è? Ti vuoi forse suicidare? Ma no, nulla, nulla, scherziamo da me. Ma se continui così... finirai calvo, eh? Hai veduto Augusto? Il matto? Io non l'ho visto. O se mi hanno detto che è sceso in giardino. Augusto! Lascia fare, non si scherza con matti! Augusto! Ceroni populus damanus. Lascia passare! Mortalitatem donare. Bene, ragazzo, non ti pare? Augusto! Augusto! Ubi terrari! Lascia passare! In quale parte... del mondo? Probabilmente all'inferno! Augusto! Fiat, ma quanti ce ne sono? Ma lei è caduto! Fa niente, fa niente. Ma che le pare? Un parroco, un cristiano? Lisciarsi a mattutino ed a compieta con la delicatezza di un poeta. Che cos'è quel pompiere? Guai se sapesse alcun sino a che cosa ti trascina la carne, che certami, che strane voluttà, tenti furiosi. È questo che ci vuole per diventare papa! Ti dico che quello era Alberto. Ma no, era un altro figlio. Madonna, chiudi che se ci troviamo qui siamo fritte. E chi lo sa dove si sono cacciate?
Con tutti questi abatini è facilissimo smarrire delle ragazze. È bellissima! La riconosco a lei e alla cameriera! Io non le trovo! E se la signora contessa va in convulsione? E ci doveva pensare prima. Oh, mi si è sciolto un legaccio. Mio Dio! Sant'Eustachio! Ah, bravissimo! Io non ho visto che la punta. E lei par poco? Signorina, quando la mente è rivolta alle cose celesti, l'occhio può benissimo guardare i legaccioli della terra. Casimiro dice benissimo! Si possono guardare i legaccioli. Un altro? Allora questa è un'imboscata. Bravi! Bravi! Bravissimi! Ah, se intendesse il mio latino! Se potessi riallacciare lo stivalino! Ti dico che qui bisogna trovare un mezzo per farla finita. E non c'è che affrettare restauri e rimandarli al loro seminario. Ma prima che i restauri siano finiti ce ne vuole del tempo. E la meglio è di loro che anche il castello sta per crollare. Perché se andiamo avanti così diventa troppo. Ma ti rendi conto che non possiamo fare un passo senza incontrarne qualcuno? Mi ho smarrito. Che cos'hai? Niente, cerco le signorine. Le signorine? Non si trovano più. Che permesso? Sparite anche le nostre figliole. Ma no, dai, saranno a studiare il latino. È passata di qua. Mi corre dietro, hai visto? Sì, però c'era da prevederlo, eh. Beh, beh, preso questo. Laudo. Laude. Laudentia. Laudente. Sì, gli fa male un dente. Ma che dente? Pure ha detto che gli fa male un dente. E per farselo curare va dietro alla cameriera, ma dai. Oh, ecco quanto sorella con tua moglie. La vera causa di tutto lo scandalo. Perdono, avete veduto le vostre figliuole? Sapete dove siano? Io qui non ho visto nessuno, perché qui adesso non si vedono altro che dei ministri di Dio. E costoro ce ne fanno passare di tutti i colori. Di tutti i colori? Ma domandatelo all'assessore ingegnere. No, no, non c'è nulla di male. Abbiamo solo veduto un abatino che correva dietro la cameriera. Ma che cosa dite? Due abatini. Ma le nostre ragazze? E chi lo sa dove sono? Quello che voi dite è assolutamente impossibile. Le nostre figliuole sono troppo timorate per manifestarsi nel modo che voi affermate. Non è per colpa delle nostre ragazze, ma dei nuovi abitanti che le rincorrono. Ah, ma è la stizza che mi fa parlare. No, è la reputazione di mia figlia. È la reputazione dei ministri quando abbiamo dato l'ospitalità. All'ospitalità ci pensavo da me, voi non dovevate occuparvene. E voi in una baracca, all'aperto, come si costuma fare dappertutto. Calma, calma, no? Andiamo. Non posso stare oltre qui a sentire simili bestemmie. Corrado, se seguiti così, dirà, finirai per perdere la... Ma che diavolo vi porti? Calma, no, che noi non otterremo nulla. Ma ti rendi conto che né della mia né della tua figliola se ne sa più nulla? Sì, però ora tu esageri, dai, dai, guarda, vieni con me che le ritroveremo subito. E un dumest si deve andare. Bravo, se lei se ne andrà ci farà un grandissimo favore. Oh. Non importa che ce lo traduca il suo latino, perché lo conosciamo da noi. E un dumest vada pure là dove le pare piace. Ma lo so io dove andrei. Se solo potessi rivederla prima che la punizione inflitta mi allontani da quella casa. Oh, è lui. Tu non hai un minuto da perdere. Parlagli e ordinagli di ravvirti. No, Emma, Emma! Lei qui. Oh, mio Dio, cosa sto per fare? No, no, io fuoco. Questa però non me l'aspettavo. Capisco che la mia veste le metta paura, ma un po' di pietà per chi non l'ha mai dimenticata. Ma pensi a quello che stiamo facendo, pensi al grave peccato. Lei crede ai peccati? Ma
No, cioè, volevo dire, per peccare bisognerebbe, sì, ecco, che questo incontro nascondesse una colpa. Beh, ma non si sa mai, no? Allora è lei quella che non si sente sicura, perché per conto mio io sono tranquillissimo. Ma anch'io! E dunque, forse perché non vesti più come una volta. Eppure l'abito che indosso dovrebbe rassicurarla. È che questo incontro mi crea un grande imbarazzo. Mi lascia andare via, dunque. Pochi anni fa lei non diceva così. Ma pochi anni fa era diverso. Adesso, con questa veste che io rispetto troppo, le cose sono molto cambiate, ecco. Io... Sì, sì, lei ha mille ragioni, ovvio. Ma la colpa non è mia! Sì, ma vada, vada. Lei ha mille ragioni. Oh mio Dio, ma lei piange. No, non è niente. Gli è che... Con fortuna le flavit. Affligimur. Dio, come parla bene. Peccato che io non abbia capito nulla. Io dico che quando la fortuna c'è contraria ci lasciamo abbattere. Ah, ma lei non è forse felice? Ah, eppure lei dovrebbe saperlo. Ma è forse questo l'avvenire che sognavo? Ma certo, di fare il prete non me ne aveva mai parlato. Anzi, mi ricordo che quando ci furono le manovre lei andava matto per i militari. Avrebbe scelto le spalline, infatti. Ma per Dio la messa non l'ho ancora detta! Oh, miseria! No, io non voglio! Non voglio che finisca così! Finò col fuggire, finò con l'andare, che ne so, a lavorare la terra! Perché io ho bisogno di una famiglia, ho bisogno di aria, di luce, di sole! Se restassi così morirei, me lo sento. Forse mi manca il coraggio per gettare questa veste che mi pesa come una cappa di piombo. Ma se sentissi anche solo una parolina, consigliarmi ad abbandonare questa esistenza di ghiaccio, mi creda, sarei salvo. Ma questa parola non mi arriva da nessuna parte. Io. Ma fammi sentire la parolina che gli aspetta! Non è un angelo del cielo quello che le parla, ma è solo una povera ragazza che le ha sempre voluto bene. Ida! Oh, e adesso che il fulmine è scoppiato, lasciamo piovere! Ah, lo dicevo, glielo dicevo che non mi avevi dimenticato! Io come adesso sarò forte per tornare libero! Sì, va bene, ma adesso basta! No, aspetta, ascoltami, amore mio, ascoltami! Forse qua in casa tua non ci potremo più rivedere! Sta bene! No, sta malissimo, dico io! Non sai che devo scontare una condanna per quel San Calisto mandato in briciole? Troveranno una stanzaccia e mi rinchiuderanno a pane d'acqua. A pane d'acqua? Mo' in mezzo per scriverti. E anch'io ti manderò il necessario a non morire di fame. Avrai un amico fedele, non è vero? Da stanotte lo manderai in quella limonaia a prendere le provviste che io ti lascerò. Oh, Ida. Oh, fuggi, fuggi! No. Arriva qualcuno! Chiudete gli occhi! Addio. Addio. Pane d'acqua! Questo è troppo brutto! Chiudete gli occhi, tornano ai capelli delle fanciulle i fiori, tornano al prato o bell'agne di Cristo a fare gli agnelli. Chiudete il libro mio scomunicato, che vi potrei dir quanto son belli. Maggio, le peccatrici ed il peccato. Sbaglio? O quella mi sembrava la signorina Ida? Bisogna me ne accerti. Perché se mi facessi supplantare da un abatino, ma che figura ci farei? Questo volume l'ho trovato qua. Ma è fantastico! Qualcosa di meraviglioso! Udite questa. Se io fossi ricco d'oro e di gioielli, ti vorrei ricoprire da capo a piedi. Se fossi papa... Papa? Papa, papa. Leggete qua. Papa. Sì, dai, vai, vai, su, su, vai. Se fossi papa per questi occhi belli, in Vaticano rinnegherei la fede. Anch'io. Se fossi imperatore del mondo intero, sol per un bacio tuo darei l'impero. Se fossi Dio, con me ti condurrei ed in ginocchio in cielo ti adorerei. È splendida! Superbamente divina! Dai, un altro, ragazzi! Ma noi facciamo peccato! Ma no! Ma dai! Ma
dai, su, dai, su, dai. Ma io se non ti dai, posso... Dai, oh. Un'altra soltanto e poi basta. Sì, però leggi, dai, dai, su. Ebbi il coraggio di guardarla in faccia, di guardarla negli occhi e non tremai. La sua carne fremeva tra le mie braccia. Eravamo sulla riva e mi fermai. Ma avanti! Un po' di tempo. E mi fermai? E la malchiusa veste aprì la traccia di candidi misteri e li guardai. Finché mi vinse amore, caddi a ginocchi, la baciai sulla bocca e chiusi gli occhi. Ah, a lei c'era tutto, c'è da impazzire. E la malchiusa veste aprì la traccia di candidi misteri. Dunque deve essere come quella signora. Ma è Giunone. Ma che Giunone? Quella è Marte. Assomiglia alla cameriera della signora contessa. Guardatela di qua, di profilo. C'è tutta la geometria. Brava. Lei se ne va e mi lascia qui. Oh. Che cosa guardano? Signorina. Oh, padre. Non sono ancora padre, signorina. Ah. Sono appena figlio. Oh. Ma mi dica, che cosa guardano Nasoritto e i suoi compagni? Studiano... il greco. Ah. Sì, in effetti quella statua è proprio di stile greco. È una copia di quella esistente nella Galleria degli Uffizi, acquistata da Clemente VII. Se ne intendevano i santi padri. Oh, beh, il bello piace a tutti. E piace anche a me. Vi dico che questo è marmo. Ma che marmo? Quello è pietra. È marmo. È pietra. È marmo. Oh! Turpe! Turpe! Voi qui, ma io ti rogo, padre, di non portarmi più al castello. Calma, calma, Benedetto. Faremo subito coprire la venere di Clemente. Ma che Clemente, che Clemente! Non bestemmiate! Bisogna demolirla, bisogna distruggerla! Perché tutto ciò è fatto per insidia, insidiosamente! È vero, sì. Ma se dicono che quello è un capolavoro di Fidia? Chi era questo Fidia? E lo sapete voi, forse? No! Infatti, quest'altro non era che un frequentatore di bettole, ubriacone, al cui fu data persino la vigilanza speciale! Ma non occorrerà distruggerla, basterà nasconderla! Dopo quello che accadde è necessario che io abbia un luogo di punizione adeguato. Delle camere che abbiamo, nessuna è adatta a castigo. Mi serve un luogo buio, tetro, isolato, per trasformarlo in una delle più severe segrete. Più brutto della limonaia non saprei trovare. È vero. Osservate la prigione al castello. Noi l'apriremo e faremo fuggire tutti i prigionieri. Stanza buia, umida, con porta e finestre ferrate. È quello che mi ci vuole. Allora lascio la chiave nella serratura. Incomincerò col cacciarvi dentro lo sventurato che mandò in briciole il nostro San Callisto. E dopo penserò anche agli altri. Alberto in carcere? Intanto a voi, signore, e alla vostra fede, e al vostro pudore. Vi raccomando... la sparizione di quelle vergogne! Oh, provvederemo subito! Venite, Clara! E voi, cattiva fanciulla! Ma distruggerla proprio no, eh! Alberto chiuso là dentro, devo subito avvisare Lida! Due, calma! Bisogna che il colpo riesca! È l'ora di finirla con le chiacchiere! Ma perché abbiamo portato anche i cani? Perché per la caccia sono indispensabili. Ed ora cerchiamo una siepe adatta e silenzio. Sentite, io dirò male, ma a me certe cose non mi piacciono punto. Tace, bestione! Fusillamine! Avanti, caccia!
dovuto fare un lungo giro, ma eccomi in salvo. Metterò queste provviste nella limonaia come abbiamo convenuto. Tenerlo chiuso a pane d'acqua. Com'è triste la loro disciplina. Era lei. Era lei. Quella con l'abatino. Era lei. Con l'abate. Era dove si è cacciata? Dove ti è cacciata? È così, Crappi, i lavori al seminario sono o non sono terminati. Ma senti, ho altro per il capo adesso. Ma che cosa sei venuto a fare qua su allora? Ah, io senti, sono venuto per dare la caccia e trovo chi mi porta via la selvaggina. Ma non ti rendi conto che non siamo padroni di fare due passi senza... Guarda, sono fuori dappertutto. Oh, il babbo qui. Così imparerete ad avere nickel prudenzie. Nessuna prudenza. Sta tutto bene, basta che questa sia l'ultima lezione. Il mio rivale. Cosa dici? Conosci quell'abatino, sa battersi? Battersi? Ecco, la vostra cella di punizione! Pazienza, nella solitudine penserò a lei. Eccolo al sicuro. La prigione in casa mia? Sta bene, così sarò garantito anch'io. Questa è una disciplina necessaria. A me quella chiave, eh? Perché la casa che vi ospita non è un luogo di reclusione penale! No, sarà di seroquenza parum! Ah! Satisse eloquenza, ma che ha detto? Satisse eloquenza, l'abatino sta bene in penitenza. Conosco il greco io. La chiave, ho detto. No. Ma questa non è una casa di reclusione. Giardiniere, guarda caccia, una vanga, una zappa per buttare giù la porta. Ma presto! Che cos'è? Lascia un martello qualcosa. Ma non lo vedi che anch'io sono stato trasformato in un accenditore di lampioni? Io il mio consenso è prima del mio a quello delle maggiori autorità della Chiesa. Ecco, per coprire le nudità di quella statua. Venere, in camicia da notte. Ah, è necessario coprire quella statua. Assessore, avvicinate la scala. Date qua. La chiave. Prendetemi la chiave! La tengo io! No, non aprite! Uscite! Chiudo con l'abatino! Ed è questo signore che l'ha cacciato là dentro! Ma questa è la fine del mondo! Ma che guardate! Voglio Dio che abbia il coraggio di prendere questa risoluzione. Quando sapranno che l'ho rapita, si vedrà se avranno il coraggio di rifiutarsi alla nostra unione. Si vedrà. Però mi fa un freddo da cani. Vorrei vedere. Stanno tutta la notte nascosto in giardino, il cielo mi ha preso in tutta la persona. Ogni tanto ho visto passare l'ombra del rettore, illuminata da una specie di lampanino funebre. Sia del tutto inutile ormai continuare le ricerche. Scomparso! Introvabile! E siamo già al far del giorno! Sub lucem! Come dice lei, siamo sul far di giorno e siamo sempre a zonzo. Ma com'è possibile chiudere gli occhi dopo la sparizione di un alunno? E quale alunno? Quello Optimus Omnium, il migliore fra tutti, eh?
Se è scappato il migliore, chissà che fanno tutti gli altri. No, ma tornerà, sì, tornerà e gli deve tornare. Piano, e dormono tutti. Dormire, dormire dopo lo scandalo di ieri sera, eh? Se il proverbio dice morto un papa se ne fa un altro, smarrito un abatino, non sa quante se ne rifà. Servi justem moribus, esse solent servis dominum, vero? Vero? Questo non lo capisce. Ma siete sicuro che non si sia nascosto in camera di quella sguaiatella, eh? Ma spadrino, la signorina si è ritirata con la figlia dell'assessore e da allora non sono più viste. Adesso basta, andate! So io quello che si deve fare. Se Dio vuole. Ai, 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 ai. Finalmente ridere, buon riposo. Continuerò le ricerche con la luce del giorno. Buona fortuna. Costui non è un uomo, è un cammello. Dormono tutti. Il mattutino. Facciamo le nostre preghiere. Dio vede anche nelle tenebre. Padre nostro, che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome, avvenga il tuo regno, fatta sia la tua volontà. Sbaglierò. Così. Ma mi è sembrato che nel giardino ci fossero dei ladri. Ma com'è possibile che a quest'ora ci sia qualcuno con un lampanino in mano? Naturalmente sono balzato giù dal letto, mi sono armato e... Rimetti a loro i nostri debiti! Sono qui! Voglio svaliciare la casa per farti pagare i debiti! E liberaci dal male! No, diavolo, ce n'è uno che prega. Padre nostro. Allora non sono i ladri. Sei e chi sarà mai a quest'ora che deve farsi rimettere i peccati? Ah, ci sono! Sarà uno di quegli abatini. Avvenga. Sei il mio? Il lo strangolo! Col fumare ci dovrebbero essere dei fiammiferi. La tua volontà, così in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E no, metti non è il mio. A noi questo è troppo grasso. E non inginocchiato davanti al busto di Garibaldi. Attenzione. E allora dal male. Perché la festa sia completa, Signore, ci vogliono pure i ceri. Da tutti i mali. E che benedetto sia il nome tuo! Ah! Veneretro Satana! Che cos'è? Che cos'è? Oh, distruggete quel busto, spengete quei ceri! Ma non so mica carlo il guastatore! In camicia! No, sono in tenuta da campagna! Ma questa è una bolgia infernale! Libera lo stomine! Padre! Padre! Ma egli fugge come una lepre! E io che pensavo che fossero i ladri! Corpo di Giuda non si apre! Ma ora come faccio a dare il buongiorno alle signorine con questa tenuta? Bisogna che trovi un grimaldello, qualche cosa per aprire. Ehi, giovinotti, sono rimasto chiuso fuori dalla mia camera dal letto. Quale insperata fortuna. Entro e trovo un corridoio. Nel corridoio una stanza. E nella stanza questa uniforme. Adesso sì che mi sento nei miei panni. Che poi così travestito la fuga non mi sarà difficile, perché nessuno arrischierà di toccare un ufficiale dell'esercito. Oh, intesi, quando poi l'avrà rapita, avvenga pure quello che si vuole. No,
Ah, sembra fatta apposta per me. Oh! Il tenente Grappi! Adesso come faccio ad andare dall'abatino? Bello son bello. No, qui ci vuole coraggio. Buongiorno, signor tenente! Buongiorno, signorina! Alberto? Ero qui che vi aspettavo. Ah, e con questa uniforme? Chi ve l'ha data? Non mi sta male, non è vero? Ah, tutt'altro. Ma chi ve l'ha procurata? È stato un amico, per favorirmi. A voi posso dir tutto, poiché già sapete ogni cosa. Un amico che conosco... da quando? Fino ai tempi dell'infanzia e che ho incontrato qui, per caso. Il tenente Grappi. Proprio il tenente... sì, lui, quello. Lui. Possibile. Oh, ma tra amici non c'è niente di straordinario. Vieni qua, mi ha fatto. Tu vuoi rapire la signorina Ida? Magari. Ma vestito così non potrei fare niente. Prendi le mie vesti. Io rimango di stucco, vi disse proprio così. Tale e quale. Bene. Dunque, egli non è innamorato. E di chi? Della mia amica. Oh diavolo. No, no, allora... No, le faceva la corte come si può fare una qualsiasi bella fanciulla, ma non c'è mai stato niente di serio. Infatti, anche perché se così non fosse stato, egli non vi avrebbe favorito. Infatti. Ma lo sapete che siete assolutamente superbo? Ditemi piuttosto se la vostra amica consente. Un momento. Voi, come tutti gli ufficiali, correte troppo. Ida vi seguirà, ma da lontano. No, ascoltate, è lei che mi manda. Voi dovete subito tornare a rinchiudervi nella vostra prigione. No, questa no. No, non mi rinchiudo. Per rapirla non c'è altro mezzo. Tornate nella limonaia e aspettate che io venga a prendervi. E Ida? Verrà dopo, forza. E procurate di non essere visto che vi si cerca da tutte le parti. Adesso non ho paura. Sono un soldato e ho una buona sciabola. Vi aspetto. Che gambe. Con quella veste non si vedeva niente. Pensare però che chi lo ha favorito è il tenente Grappi. Va, gli uomini. Ma sa che questa è una bella imprudenza? Entrare nella camera di una fanciulla onesta e venire a scuoterla. Ma non me ne parlare, non me ne parlare. Ma come posso fare io se la porta è chiusa? Oh, è aperta. Ecco, vede? Io lo dicevo che lei aveva sognato. Vede? L'ho fatto apposta per venire a scuotermi. Forza, non c'è più nessuno. Sbrigati, vado fuori che aspetta. Ma chi erano quei due? Non lo so io, forse si tratta di un altro rotto. Di quell'arnese! Non tutti hanno un uniforme. Sbrigati! Signorine che escono a quest'ora. Dimmi! Ma lei è un accidente! Ma chi era? Nessuno! Come nessuno? Era la lavandaia! Ah, allora se è la lavandaia non avrà paura di vedermi con questa biancheria! Ma erano due! No, era una sola! Due! Una! Due! Una! Due! Una! Due! Fede, lei casca dal sonno, è naturale che veda doppio! Già, hai ragione, forse... è bene che vada a letto. Se vuoi venire. Come dice? Dicevo, se vuoi andare, vai. Buonanotte, io torno in camera mia. Però io quella voce l'ho già sentita. A me quella lavandaia mi deve aver già imbiancato qualcosa. Mi dà la buonanotte quando fuori è di già giorno. Ci vengono a svegliare prima del tempo. Però si prepara proprio una bella mattinata. Fa un gran caldo. Sarà meglio che prepari la colazione. Che disgrazia dover restituire tutta questa grazia di Dio. La trovò ieri alla sera il rettore nella limonaia e mi fece subito: domattina lo riporterete. Ed eccomi qua. Ma a chi lo riporto? Dio, che spalle! Un altro abate! Buongiorno.
venne a riportare questo paniere di provviste trovato ieri a sera. Mi addolora dover restituire tali deliziosi pomi. Ah, se è per questo... Ecco. Io lo terrò come mal distinto ricordo di una giovanile speranza caduta. Ah, lei è anche poeta. No, non l'ho scritta io. È di un certo signor Stecchetti che ho trovato ieri a sera in garage. Allora, buongiorno. Buongiorno. Aspetti. Eppure, anch'io sento nel cervello qualche cosa che vive e che lavora. Benone! È bravo il nostro Abatino, eh? E così lei sente qualcosa che vive e che lavora, eh? Ma no! Venne a riportare... Ma vada via, vada a vestirsi! Se per questa mela, la ringrazio! Adesso tocca a me. E tu che cosa ci fai così mezza vestita, eh? Non sono stata io, la colpa non è mia. Vai a spogliarti e vai a vestirti! Tutta colpa di quel tenente. Pensate che sono ancora tutti qui. Ma questo cos'è? Due bottiglie della mia cantina. Un pollo arrosto. Un biglietto. Ma la calligrafia di mia figlia. Mi ha adorato. Ecco quanto ti occorre. Mangia di buon appetito e amami. La tua Ida. Ma me l'hanno fatta. Canaglia! Innamorarsi dell'Abatino che se la faceva anche con la cameriera. Brigante! Cambiate quel busto! Eccolo là, che ci si sveglia! Ah! E due sante briciole, San Calista e San Crisostomo! Riconosce lei questo biglietto? Io? Riconosce questo biglietto? Io? Il seduttore di fanciulle? Seduttore! Ma voi siete pazzo! No, non sono pazzo! Ma che cosa è stato? Lida si è innamorata di questo pezzo di... carbonco! È felice! Com'è possibile? Ho qui le prove, si scrivevano! Io lo nego! Antonino, negate anche voi! Ma com'è possibile negare se c'è qui il paniere che essa ne forniva, eh? Un pollo arrosto, due bottiglie, un pasticcio! Ah, no! Questa poi no, la signorina non mi ha offerto che una mela cotogna. Ma quella era la cameriera! Perché questo signorino, non contento della padroncina, cercava di conquistare anche la donna di faccente. Li ho sorpresi qui, e così certa gente ringrazia della vostra ospitalità. Antonino, io spero che saprete distruggere con una parola tutte queste accuse infamanti. Io cado dalle nuvole. Venni e mi fu offerto una mela da questo cesto di provviste che fu trovato ieri. Ecco la verità che viene a galla. Questo cesto fu trovato dai miei servitori in giardino ieri sera e io ordinai di riportarlo. Da qui l'equivoco. E voi avete potuto dubitare! Ma allora questo biglietto a chi era diretto, eh? Udite! È un biglietto? Ne ho qui un altro. Un altro? Ma allora tu sai qualcosa. Eppure, io so tutto. Ma dai, parla. Udite, mia figlia mi fa fare una bella parte. Ma insomma. Ecco qua. Come sapete, ieri sera mia figlia è rimasta a dormire qui con Lida, come tante altre volte. Va bene, va avanti! Stamattina la mia Emma si è destata, appunto, ha alzato il capo, ha guardato nel vicino letto della sua amica, ma Lida, no, non c'era più. Vai avanti, su! E credendo che fosse uscita, è balzata giù dal letto e ha cominciato a cercarla. Ha guardato nei salotti, nelle anticamere, ha fatto il giro del giardino, del granaio, dell'uccelliere, come sostengo. E poi non trovando nessuno, è rientrata e stava per bussare alla tua camera, quando, guardando sul suo comodino, ha appunto scoperto questo biglietto. Io non c'entro! Cara Emma, fuggo con l'uomo che amo. Fuggita! Io sono qui, dunque non c'entro! Se volete, se...
saperne di più, interrogate il tenente Crappi, perché fu lui che favorì in modo meraviglioso la nostra fuga. Ida. Tenente! E il tenente? Ma con chi è fuggita? Con me? No. Ma vai al diavolo tu! Miei amici sono troppo timorati di Dio per commettere certi atti. Sì. Allora le dirò che Lida è fuggita proprio con una battuta. E naturalmente col più bello. È impossibile! Sì, 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 col più bello, vale a dire col giovinotto con il quale voi ieri sera la chiudeste nella limonaia. Del resto la stessa Ida, prima di addormentarsi, confessò a mia figlia di amarlo pazzamente. No, 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 nemo discipolorum, nessuno fra gli adepti. Sì, ci vuole altro che la fine. Ma queste sono cose da turchi, eh? Ma cos'è stato? Lida è fuggita. Ma con chi? Con un turco, cioè con un cristiano. Non li credete, se qui c'è un colpevole, quello è il vostro tenente. Andate fuori tutti! E io, prima di uscire, è necessario che mi difenda! Comandano! Dite al tenente Crappi di venire subito qui! Subito! Adesso vedrete se le vostre accuse sono giuste! Non voglio saperne più nulla, vi ho detto, andate fuori! Fuori! Tutti! Da fuggita, ma è senz'altro un equivoco. Ma equivoco portargli una fanciulla. Equivoco sarebbe stato se avessero rapito lei. No. Evaristo. Evaristo. Ah. Ebbene. Il sottotenente dice che non può accontentare la signora contessa perché non trova più la sua uniforme. Ma possibile? Ecco il colpevole che campa scuse inutili, eh? Evaristo, avvisa il presidente del circolo razionalista. Sì, ci penso io. Che l'ingresso del giardino è aperto e quando entrano con la fanfara spalanca tutti i cancelli. Senz'altro. E voi osate far venire qui quella gentaglia? Coloro che ci hanno osato dare la caccia? Ma chi non piace, quella è la porta. Non ti vergognare. No. Ecco quel reo. Profanazione! Ti disgraziato, perché adesso tu parlerai, non negherai. No, hai ragione, il furto deve essere stato ingente, anche perché si sono attaccati alla mia uniforme. Ma io l'avevo detto che c'erano i ladri! Ma i ladri! Ma i ladri che ho visto con il lampanino entrare nel giardino e che sono andati anche in camera mia! Egli mente e gli recita la commedia! Leggi e nega se hai il coraggio! Cara Emma, fuggo con l'uomo che ama. Se volete sapere di più, interrogate il tenente Crappi, perché fu lui che favorì in modo meraviglioso la nostra fuga. Ida, fuggita! E accusa me di averla aiutata! Oddio! Ecco la verità che trionfa, eh? Se non era per quel soldato degli usurpatori, la ragazza sarebbe ancora qui! Ma se io l'amavo! Tu amavi Lida! Io piangevo ai suoi piedi e le chiedeva pietà, curvato e vinto, annodando sul nastro e la dicea! Sa come ti piace! Ecco, la sa anche lui! Oh, quanti ne aveva nostra figlia! Io a questo punto non so più come sta questo ombrello. Oh, calmatevi! I fuggitivi sono stati arrestati! Arrestati? Chi ha avvisato l'autorità? È stato... il babbo! Io? Che parte mi fa fare la mia figliola? Imbecille! Ma non hai capito che un matrimonio avrebbe raccomodato qualsiasi cosa? Ma questo non è possibile! Io esigo che venga fatto un processo da dove si evinca l'innocenza del mio alunno! Innocente? Ma quale innocente? Signor sindaco, lei ha detto che se la coppia non fosse stata arrestata, un buon matrimonio avrebbe accomodato tutto. Ma sicuro, sì. Bene, allora nessuno è stato avvisato e nessun abatino ha rapito Lida. La ragazza è chiusa in camera di papà a casa nostra. Ed ecco la chiave. E anche il giovanotto è tornato a rinchiudersi nella limonaia, quindi l'uno è distante 200 metri dall'altra. Siamo truffati! Beh, andate a prenderli, no? Subito. Oh, mi dispiace, Don Malachia.
Ma lei può ringraziare di tutto questo il tenente Crappi. È stato lui che li ha aiutati a fuggire. Ma mi viene male! Signora Contessa? Sì! E gli oltraggi ricevuti in questa casa difficilmente saranno purgati! Io non so quello che ora si farà! Ma ora si farà quello che fareste voi se vi fosse dato di provare il sentimento di una famiglia! Io abbandono immediatamente questa casa! Grazie, Marista. Oh, lo potete fare tranquillamente perché qui mi si dice che i restauri al seminario sono terminati. I restauri al seminario? Ma voi pagherete caro l'affronto fatto al mio collegio! Discepolo, seguitemi! Ma la mia riforme! Addio, cattivo fratello! Ecco qua la birichina! Papà, perdonami, ma io lo amavo troppo! Ma lavala che hai fatto benone! Speriamo almeno che adesso entri in questa casa un uomo religioso! Signori, ecco qua il reo! Prima spogliatevi e poi mi renderete strettissimo conto! Come e quando vorrete, a me gli abatini non hanno mai fatto paura. Abate a me! Ho mille ragioni! I razionalisti! Signora Contessa, io esco indignato, ricordatevelo! E dite al cittadino di... Il mio è liberato! Ma attento anche a questi altri, perché la caccia è sempre aperta! E finalmente, buonanotte a tutti!
Thank you.